Amici e amiche di RBE, torniamo in onda. La nostra ricerca della bellezza di Café Bleu continua attraverso tanti mondi che andiamo ad esplorare, sempre come persone curiose che amano capire, amano cercare di capire, a cercare anche, perché no, nuove strade, nuove possibili strade in mondi affascinanti, multiversi, come si dice spesso e volentieri in questo 2024, in questi anni che stiamo vivendo. Ecco, in questo tema, per quanto riguarda i multiversi, cioè le realtà parallele che si incrociano, insomma, c'è un mondo che è quello del fantasy che a me incuriosisce tantissimo. E per cercare di capirci qualcosa di più rispetto al fantasy, a come si sta evolvendo in questo 2024, insomma, ci sono tanti esempi qui al Salone del Libro, qui a Lingotto. Prima sono stato in stand dove c'erano ragazzi e ragazze, soprattutto ragazzi in coda, adesso non so come, ma sono entrati prima dell'apertura del Salone del Libro, non già lì in coda per incontrare la propria scrittrice o il proprio scrittore del fantasy preferito. Bene, per capire tutto questo ho invitato un'amica e un amico qui con noi allo studio, nello stand, nello studio di RBE Salone del Libro. Cominciamo da Diletta Chiarello. Ciao Diletta. Ciao, grazie mille per l'invito, è veramente un piacere essere qua. Guardo e scrivo, questo Guardo è il scrivo, titolo del sì. tuo progetto su Instagram, sì. Sei una blogger. Sì, sono una blogger. Non è una brutta parola. No, anzi, molto, molto bella, mi piace. Guardi e scrivi e soprattutto leggi anche. Insomma, leggo molto, sì, io leggo e guardo tanti film e serie TV. Noi quindi ci siamo incontrati sia su Instagram ma anche qui, materialmente, fisicamente al Salone del Libro, davanti a uno stand in coda per un qualcosa di cui tra poco parleremo, e per scoprire qualcosa di più anche rispetto all'editoria, come rispondere e come avere una visione rispetto al fantasy. Ho qui con me Luca Pegoraro della Jet Right Do. Ho detto bene, Luca? Perfetto. Ce l'ho fatta, l'ho portata a casa, avevo 50% circa, sì. Però okay. Luca, ben ritrovato. Diletta, Luca, aiutateci, sono molto curioso, quindi l'idea è quella di capire come un genere come il fantasy si stia evolvendo. Il fantasy c'è, cioè, in realtà fin dalla notte dei tempi, magari si chiamava in un altro modo. Ecco, come si sta evolvendo? Una domanda prima a Luca e poi certo. A Diletta. Come si sta evolvendo e come l'editoria può rispondere a un'esigenza che è quella di chiudere gli occhi e sognare, oppure leggere sognando dei mondi lontani da noi? Certo, allora innanzitutto negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, il fantasy ha avuto un'evoluzione finalmente. E non è più bistrattato come in precedenza. Perché finalmente, infatti, dimmi? Perché effettivamente ci sono moltissimi nuovi autori, nuove autrici, soprattutto in Italia, che hanno del talento che va coltivato. In questo momento, essendoci più possibilità, perché il fantasy è stato un po' sdoganato, riusciamo ad accalappiarli, a lavorare sul loro talento e cercare anche di far risaltare la loro voce, sostanzialmente. Ecco, a questo proposito, come Jet Right Do, so che avete indetto un bando, e qui al Salone del Libro ci sarà poi appunto un momento in cui sarà premiato. Mi fai vedere un attimo il libro? Certo. Non lo passi, per cortesia. Subito. Primo classificato al concorso letterario nazionale Return to Fantasy, quindi Ritorno al Fantasy 2024, Eleonora Cadelli, eccolo qua, il libro Civiltà Celeste, Il Serpente di Luce. Poi hanno sempre questi titoli. Sì, assolutamente. Così. Diletta, una curiosità. Ecco, prima ci siamo incontrati appunto davanti a uno stand in cui c'erano tanti libri, c'erano anche molti gadget, quindi il gadget sì. che incontra il libro che genera il gadget e viceversa. Insomma, un circolo che, per carità, può alimentare l'interesse e la curiosità. La mia domanda era, ma si leggono questi libri effettivamente, secondo sì. te, in base anche al feedback sì, che hai rispetto sì, alla tua si comunità? Leggono, so che io dalla mia community so che li legge, perché appunto mi ricevo tante volte i messaggi, ho letto questo libro perché ho visto la tua recensione, ho visto la tua foto, quindi li leggono e sono molto letti. Il fantasy negli ultimi anni è veramente spopolato, mi ricordo da ragazzina che nessuno leggeva fantasy, mi sentivo un po' inutile, che cosa sto leggendo? Sto leggendo letteratura di serie B, in realtà è una letteratura di altissimo livello, perché per fare fantasy buoni ci vuole molto talento, non è invento il mondo strano, i personaggi un pochino più particolari, no, bisogna comunque costruirli bene, forse è anche più difficile di storie inventate nel mondo reale. E poco fa eravamo Prego. Nello stand di Rebelle Edizioni, e in questo stand c'erano le candele. Sì, io questa cosa delle candele sì. e del fantasy, sono anziano. Ti ha stupito. In realtà sono un gadget nato principalmente in America, dove ci sono anche molte volte queste box pensate proprio per i lettori, con i libri, con i gadget collegati ai libri. E le candele vanno tantissimo, sono buone, le accendiamo, sono anche una cosa che ci fa compagnia durante la lettura.
e queste candele sono sempre magari degli aromi, di qualcosa che ci ricorda l'ambientazione, il nostro personaggio preferito, quindi sono proprio qualcosa che amplificano l'esperienza di lettura. Ecco, nell'esperienza di lettura compaiono, ad esempio nei libri, compaiono dei rimandi a queste candele che possono accendere una lampadina? A volte sì, poi molto va anche alla fantasia della creatrice di queste candele, un po' magari c'è qualche elemento della descrizione anche fisica, caratteriale, che le associa a qualche aroma. Luca, come editore bisogna avere una visione, no? Non bisogna pensare all'oggi ma giusto al domani. Ecco, tutto questo, il gadget, non mette in secondo piano la storia, può amplificarla? Allora, sì, lo mette in parte in secondo piano, tant'è che noi cerchiamo di non enfatizzare troppo l'autore per quanto riguarda la faccia in copertina o sul retro, ma cerchiamo più sul contenuto, di avere in toto un po' la bellezza. Però è una strada che effettivamente ormai non si può non seguire. Probabilmente andremo a seguirla, ma in maniera trasversale, quindi magari non le candele. Vediamo, a seconda di ogni romanzo, cercare il gadget più... Okay. Particolarizzato. Una domanda per entrambi da un altro punto di vista, da chi sta dietro le pagine e chi sta davanti le pagine. Passami questa immagine di letto, non so se sono riuscito a trasmettertela, sì. spero di sì. Ecco, come si distingue un fatto? Prima parlavi di fantasy belli, quelli, ecco, una volta non c'erano, adesso si vu, vabbè, ma come si distingue un fantasy bello secondo te? Un fantasy che possa davvero attirare l'attenzione, ma non parlo di te come lettrice, ma del mondo delle lettrici e dei lettori tout court. Ah, probabilmente anche volendo anche qualcosa di già visto aiuta tanto, perché paradossalmente in realtà ci aiuta un po' ad ambientarci in questo nuovo mondo. Poi vanno molto ultimamente i romanzi fantasy ambientati dentro le accademie scolastiche. Questo è un altro filone. Un altro filone, Luca. Si chiama Dark Academia. Sì, sì. Qui sì. Già pensare dopo domani, no? Domani. Il Tim Burton di mercoledì ha reinventato tu. Voilà. Molto, anche sì, anche, volendo questo anche fenomeno delle serie TV, diciamo, è tutto molto collegato e le due cose sono veramente parallele. Questo fenomeno si sta allargando sempre di più e per fare un buon fantasy serve appunto qualcosa di un'ambientazione magari già con vista, ma comunque da un punto di vista nuovo. Mm-hmm. Servono personaggi ben scritti, piacciono molto i personaggi grigi, quindi personaggi che non sono né totalmente buoni né totalmente cattivi. Molte volte il cattivo in realtà è quello più affascinante nei fantasy, è quello per cui spunta poi quella che è la crush. Okay. E noi chiamiamo così. La crush ho imparato adesso, Luca. Siamo in due, anche tu? Okay. Va bene, non è che voglio fare proprio il boomerone, però è cercare di capire, Diletta, come si sta evolvendo tutto ciò, anche dal punto di vista delle lettrici e dei lettori. Quindi un qualcosa che è sì nuovo, innovativo, ma che in realtà ha radici profonde in quello che è il racconto che c'era, non dico nella caverna, ma giù di lì, ecco, possiamo, mi passi questo paragone, ci può stare? Ok, anche perché... Ad esempio, Luca e Diletta, in uno stand si parlava di folklore. I libri di folklore, Diletta. Dalla notte dei tempi. Vanno tantissimo. Ma il folklore c'è sempre stato, ragazzi. Eppure, forse è la chiave in cui... Riscoperto. L'abbiamo riscoperto, così come è stato anche un po' riscoperto il fantasy, volendo. E il folklore è parte integrante del fantasy un po' primario, quello... della caverna, no? Quindi l'abbiamo riscoperto e ci piace veramente tanto. Il piccolo popolo è proprio una figura del fantasy molto affascinante, l'abbiamo visto già con Tolkien, ma poi ci sono tanti altri romanzi nuovi che riprendono un po' queste ambientazioni, questi personaggi. Bene. Luca, in mezzo a tutto questo bailam fantasy, quindi ho usato la parola multiverso per presentare questo termine, questo incontro, questo talk, un termine che richiama appunto tanti universi in un solo universo, quello, sai cosa mi incuriosisce? Apro una parentesi senza averlo detto prima, ma apro lo stesso, che bisogna essere credibili e reali nel fantasioso, quindi creare una realtà credibile in un mondo che non è credibile, cioè in un mondo che... Vero, Diletta? Perché poi noi ci crediamo. Mi sono vedi? Quindi abbiamo bisogno di questo, Luca. Sì, ma esiste la sospensione della realtà. Cioè, è questo patto letterario di quando scrivi, quando leggi, devi trovare... È come stare sul filo del precipizio. No, ritorno al fantasy, Return to Fantasy 2024. Ecco, questo è un concorso letterario che come Jet Raido avete messo in campo. Ecco, quanti scrittori e scrittrici, e soprattutto l'età, mi incuriosisce anche chi è che si presenta e si mette in gioco anche con un proprio fantasy? Allora, io mi aspettavo
20-30 anni come target. In realtà uno dei vincenti o vincitori ne ha 75. Ah, vedi. Quindi parte una minorenne, la media è sui 40. Mi aspettavo più bassa, ma da una parte è un ritorno alla fine, perché è il folklore che si accennava prima. Ed è tutto mischiato, perché c'è anche il fantasy col sfondo del western. C'è quello più futuristico, quindi cyberpunk, c'è un po' di tutto, ma il bello è quello. Okay. Quindi bene, quindi Diletta, c'è un ritorno a queste atmosfere, ha evidentemente una necessità che si ha, vero? È probabilmente anche la necessità di conoscere quello che non si è avuto modo di vivere, di vedere, e vanno anche molto in effetti i retelling mitologici, anche un po' quel folklore di quel tipo di cui parlavamo prima, quindi riprendere le ambientazioni classiche latine e greche, molto anche quelle, e si vanno a riscoprire i miti anche lì. E vedi di nuovo folklore e mito. Esatto. Tu tra l'altro lo studi all'università. Sì. Ecco, come viene trattato a livello accademico tutto questo? Come viene trattato durante i corsi, gli incontri, i seminari che si tengono ad esempio all'Università di Torino? Molto. A Torino si tratta molto, la letteratura fantastica va davvero tanto, tra i professori ci propongono molto spesso di leggere romanzi e partecipiamo molto spesso anche a seminari di questo genere, quindi è una cosa proprio... viene anche apprezzata dalle grandi istituzioni. Beh, oh, va bene, l'hai visto Luca? Sì, può fare, citando un film che non è una fantasy, ma va bene. Insomma, quando ci sarà questa premiazione del concorso Return to Fantasy di Jet Bride Hope, io sono nel libro? Domani pomeriggio al Sala Villa alle 5. Sabato 11 maggio alle 17 allo stand, dove siete? Sala Lilla. Alla Sala Lilla, sì. Ok. Sì, sì. Quindi Serpente di Luce, dici solo l'anteprima, è il primo dei capitoli, e poi c'è anche questa cosa che poi si... E solitamente i fantasy stanno diventando un po' come i gialli italiani, che sono molto... Il feuilleton. Sì, quindi questo... si creano diversi libri, sì, quindi la storia che si amplifica. Ha un finale che aperto, potrebbe essere, ovviamente. Che lo so, guarda che non... Non si vuole sbottonare l'editore qua, cos'è? Non posso dire troppo perché... Vabbè. Però sì, no, è veramente interessante perché poi riprende la teoria degli antichi astronauti, quindi quelli che... Antichi astronauti. Si entra nella protoscienza. Gli argonauti, no, cos'è? No, praticamente no, ci sono delle sparse per il mondo, dei ritrovamenti archeologici dove pare che effettivamente... degli alieni o presunti tali abbiano infuso, no, la tecnologia, e si parte da lì, poi c'è di nuovo l'antica Grecia, quindi si mischia un po' tutto. Si prendono una volta i feuilleton francesi, come si facevano? Gli scrittori prendevano dei specie di post-it, scrivevano cose, nomi, eccetera, azioni, mischiavano tutto assieme, prendevano e scrivevano il racconto. Non so se all'università si è mai detto una roba del genere, però te la dico, ci ho provato. Prendila con tante pizze, ok? Io questo, forse in altri corsi non si dice. Poi funziona la scrittura creativa. Vedi? Voilà. Si ritorna sempre. Diletta Chiarello con noi, guardo e scrivo su Instagram, e Luca Pegoraro della Jet Bride Hope, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere chiacchierare intorno a quell'affascinante mondo dei fantasy. Grazie, buona lettura. Grazie.